La Fiera dell'Agricoltura come evento, per quanto mi riguarda, oggi torna ad essere un evento di rilievo regionale, torna ad essere anche con la presenza degli assessori regionali di tutta Italia un luogo dove si discute di dinamiche nazionali, con la presenza di un viceministro e di un sottosegretario all'agricoltura si discute di pesca, si discute delle strategie del PSR, cioè noi abbiamo oggi un luogo dove si espone, dove probabilmente si fa business, dove si commercializza, ma anche soprattutto dove si guarda al futuro, dove si orientano i nostri agricoltori verso delle scelte, dove si spiega che cos'è un servizio agrometeorologico e il servizio assicurativo. Cioè noi abbiamo ad esempio l'esigenza di cambiare un po' la logica che spesso pervade anche il modo di pensare degli agricoltori, no? Cioè l'idea che a seguito di un'alluvione ci sia qualcuno che possa ristorare, che a seguito di una calamità naturale ci sia qualcuno, ente pubblico, che possa intervenire. Noi abbiamo risorse per un piano assicurativo importantissimo. Noi dobbiamo spostare il livello di rischio su un'attività anche quella imprenditoriale, cioè non si deve immaginare l'agricoltura come un qualcosa da assistere, ma come una vera e propria attività rispetto alla quale c'è da fare utili, c'è anche da avere quella parte romantica, diciamo così, di manutenzione del territorio, di affezione alla terra, della cultura, del paesaggio che si tutela anche grazie all'attività agricola, però dobbiamo fare questo salto di qualità. Io credo che la Puglia sia pronta, per quello che ho visto anche nelle fiere internazionali, e che questo processo però debba partire dal basso. Questa occasione credo che sia utile anche per comunicare questa nuova filosofia di lavoro e questa nuova modalità di aiutare gli agricoltori. A proposito degli spazi, si penserà a riorganizzarli, e poi quel parcheggio, i lavori lì bloccati, cosa si farà? Ma vede, noi come segnale concreto ci abbiamo messo i soldi nel bilancio della regione per fare in modo che si potessero sbloccare i circa 20 milioni di euro, quindi diciamo l'attenzione nostra è stata quella di mettere una posta nel bilancio regionale per fare in modo che questi 20 milioni di euro possano tradursi in opere pubbliche che sono ferme da troppo tempo e noi non possiamo più permettercelo.